quattro esseri sono fra le cose più piccole della terra, eppure sono i più saggi dei saggi. Le formiche, popolo senza forza, che si provvedono il cibo durante l'estate. Gli iraci, popolo imbelle, ma che hanno la tana sulle rupi. Le cavallette, che non hanno un re, eppure marciano tutte insieme schierate. La lucertola, che si può prendere con le mani, ma penetra anche nei palazzi dei re. La lucertola nella Bibbia è citata due volte, una volta nel libro del Levitico e una volta nel libro dei Proverbi. Nel libro del Levitico, insieme ad altri quattro animali, viene considerato un animale impuro. Nel libro dei Proverbi viene viene considerata uno degli animali più piccoli della terra, capace di entrare anche nei palazzi dei re. In realtà in Palestina la varietà di gechi, camaleonti, lucertole, cioè di rettili di questo tipo, è veramente immensa, quindi quando si parla di lucertola è anche difficile capire, identificare la specie esatta a cui il testo si rivolge. È interessante notare come nel cristianesimo il valore, il senso simbolico della lucertola diventa positivo. Perché? Perché col fatto che la lucertola, essendo un rettile, e ci spiegherà bene il dottor Avesani dopo che cosa significa per un animale essere un rettile, le caratteristiche dei rettili, chiaramente ha bisogno di luce, ha bisogno di sole, quindi la lucertola cerca il sole durante tutto il giorno. Il sole è simbolo di Cristo, quindi la lucertola che cerca il sole diventa il simbolo del cristiano, cioè dell'uomo che cerca Cristo. Inoltre, c'era una leggenda che riteneva che la lucertola con la vecchiaia diventasse cieca e per riacquistare la vista dovesse passare attraverso una fessura nel muro rivolta a oriente e guardare il sole sorgere. Una leggenda che simbolicamente rappresentava il cristiano che pian piano perde la propria fede e ha bisogno di tornare a vedere rivolgendo il proprio sguardo a Cristo. Questo è un po' il significato simbolico della lucertola. Per il significato biologico, per il senso biologico, per le caratteristiche di questo animale che è un rettile, come il serpente, lasciamo la parola al dottor Cesare Avesani Zaborra. I rettili sono animali con caratteristiche molto differenti, quindi si va da animali molto piccoli a animali molto grandi, come avviene anche per i mammiferi. Però la loro caratteristica è che devono cercare di evitare luoghi dove l'inverno è ad esempio permanente. I rettili non li troviamo nelle aree particolarmente fredde, come l'estremo nord dell'Europa oppure addirittura nei poli dove i rettili sono praticamente assenti. Invece i rettili popolano anche i mari e questo fa sì che, diciamo così, dia a loro uno spazio, a volte non prevedibile. Per esempio i coccodrilli, molti li conoscono come animali dei fiumi, però esistono coccodrilli che invece stanno nei mari e quindi che riescono a sopravvivere anche dove l'acqua è particolarmente salata, cosa che a molti rettili ovviamente non piace, quindi devono trovare delle strategie per sopravvivere anche in acque così complicate come le acque salate. Le iguane che vivono nelle Galapagos sono ad esempio un'altra caratteristica di animali che sopravvivono in acque marine e riescono a brucare nelle alghe vicino agli scogli, ma poi devono liberarsi di questo eccesso di sale che ovviamente le acque marine danno. Quindi i rettili hanno tante strategie, tanto diverse tra di loro, per sopravvivere in ambienti tanto diversificati come quelli che abbiamo descritto.
praticità da Porta Borsari abbiamo percorso tutto il decumano massimo romano, cioè una delle strade principali della città romana, e ci siamo fermati qui alla fine, dove oggi troviamo la chiesa di Sant'Anastasia. Qualcuno ha voluto vedere in questa chiesa un riferimento all'Anastasis. Nel progetto dell'Arcidiacono Pacifico della Verona piccola Gerusalemme, forse ci stava anche un riferimento al luogo della resurrezione di Cristo, dell'Anastasi, cioè del luogo dove Cristo si è rialzato dai morti, è risolto. Probabilmente è un riferimento molto fantasioso, però sicuramente suggestivo. Eccoci all'interno della chiesa di Sant'Anastasia, chiesa ricca di capolavori, ricca di tesori, ricca di simbolismo, ma a noi interessano alcuni particolari e specialmente alcuni animali che qui sono rappresentati e ci interessano nel loro significato simbolico. Il primo che andiamo a vedere si trova nel secondo altare sulla destra. Il secondo altare laterale presenta delle cornici che, come si dice, decorano l'arcata dell'altare, e su queste cornici, in particolare su quella di destra, noi vediamo rappresentata proprio in basso, piccola, una lucertola. Accanto, quella che sembra un'aquila. Ancora un po' più su, un'altra aquila. E l'altra cornice, quella più scura, quella nera, un po' più in alto, troviamo un'altra lucertola. Perché? Allora, sicuramente chi ha scolpito queste decorazioni, che era il cugino di Michele San Micheli, era Pietro da Portezza, le ha scolpite intorno al 1500, ha fatto questa scelta indubbiamente con un valore decorativo, richiamare tematiche della campagna, tematiche agresti. Però forse c'è anche un simbolismo nascosto. La lucertola, l'abbiamo visto, ricorda l'anima che cerca Gesù. Come la lucertola cerca il sole, l'anima cerca Cristo, cerca la luce. Ed ecco che la lucertola pian piano sale e nella sua salita è accompagnata da questo uccello che sembra proprio un'aquila. E l'aquila, lo abbiamo visto parlando di questo animale, ricorda proprio Cristo, ricorda proprio il simbolismo di Cristo. Ecco che allora non è casuale, forse, questa lucertola, che a tutti sfugge, raramente si vede, si nota, così come non sempre si nota il pavimento di questa chiesa, che ha tre colori, rosso, bianco e nero. Bianco e nero perché sono i colori dei domenicani, questa è una chiesa domenicana, e rosso il colore dei martiri. Infatti in origine questa chiesa è sempre stata dedicata a San Pietro Martire, che è uno dei copatroni di Verona. Per la lucertola adesso andiamo a vedere come questo animale vive e si trova in una zona come Gerusalemme. Now at the Noah Ark Visitor Center at the Biblical Zoo of Jerusalem. Siamo ora di fronte all'Arca di Noè, il centro visitatori dello zoo biblico di Gerusalemme. Penso che l'idea più importante di quello che stiamo cercando di fare per la conservazione della natura qui in Israele sia cercare di tornare alla storia dell'Arca di Noè. La storia dell'Arca di Noè è molto importante per noi, perché ci vediamo come una nuova Arca di Noè. Chi fu il primo zoologo? Chi fu il primo veterinario al mondo? Chi fu il primo custode di zoo? Noè. Egli tentò di preservare tutta la vita naturale e noi cerchiamo di fare lo stesso. Così il luogo dove si trova qui l'Arca di Noè, il centro visitatori, è il luogo più importante dello zoo per cercare di informare i nostri ospiti sulla necessità di preservare la natura in Israele, nella Terra Santa e nell'intero globo.
Oggi le zoo non sono altro che moderne arche di Noè. Noi continuiamo la stessa opera di Noè e anche l'urgenza di quello che stiamo facendo è la stessa che c'era nella storia di Noè. Ora stiamo fronteggiando l'estinzione di molte specie e noi, zoo moderni in tutto il mondo, in Italia, in Israele, negli Stati Uniti d'America, in Europa, in Asia ed in altre nazioni, stiamo tentando di fare proprio l'antico lavoro dell'Arca di Noè. In United States, all over Europe, Asia, all over the world, the modern zoos are trying to do the actual work of Noah's Ark. Here we have a lizard. This is a chameleon, a type of a lizard. Qui abbiamo una lucertola, un tipo comune. Ne abbiamo molte specie in Israele, perché abbiamo alcune zone desertiche e le lucertole hanno bisogno di calore. Uno dei primi animali di questo zoo, lo zoo biblico di Gerusalemme, è stato una lucertola. Noi ne abbiamo qui una grigia, che vive negli ambienti costieri, ed è stato il primo animale portato qui, dal professor Shulov, colui che ha dato vita allo zoo nel 1940. Quindi ecco, il primo animale arrivato nello zoo e che ha iniziato tutto il resto. So this is the first animal that came to the zoo and actually established the collection. Quattro esseri sono fra le cose più piccole della terra, eppure sono i più saggi dei saggi. Le formiche, popolo senza forza, che si provvedono il cibo durante l'estate. Gli iraci, popolo imbelle, ma che hanno la tana sulle rupi. Le cavallette, che non hanno un re, eppure marciano tutte insieme schierate. La lucertola, che si può prendere con le mani, ma penetra anche nei palazzi dei re. Le aie si riempiranno di grano e i tini traboccheranno di mosto ed olio. Vi compenserò delle annate che hanno divorate la locusta e il bruco, il grillo e le cavallette, quel grande esercito che ho mandato contro di voi. Mangerete in abbondanza, a sazietà, e loderete il nome del Signore vostro Dio, che in mezzo a voi ha fatto meraviglie. Vediamo qui la locusta. La locusta in tutto il mondo semitico, ma un po' in tutto il Medio Oriente, è vista indubitabilmente come un flagello, perché quando si muove in sciame distrugge e devasta intere colture, crea proprio un vero e proprio muro. Tant'è vero che l'immagine più comune che abbiamo tutti della locusta è quella delle piaghe d'Egitto. L'invasione delle cavallette o locuste, perché sostanzialmente nel nostro immaginario i due animali sono simili, e richiama proprio una delle 10 piaghe d'Egitto. La locusta ha però in tutta l'area medio orientale un altro valore, che è quello di nutrizione. Infatti un altro passo della Bibbia, che è quello dei Vangeli, che ci parla della locusta come nutrimento, è quando si parla di Giovanni Battista, che viveva nel deserto e mangiava locuste. In realtà il termine usato nel Nuovo Testamento potrebbe indicare anche la carruba. Ma sappiamo che anche oggi la locusta è un immediato nutrimento, una fonte immediata di proteine, quindi viene mangiata anche oggi in caso di necessità. La ritroviamo poi nell'Apocalisse, dove simboleggia le forze demoniache o gli eretici. Questa è stata la lettura che è sempre stata data di questo animale. Sempre visto non da solo, ma come moltitudine. Ha sempre simboleggiato non un unico essere, ma un insieme di esseri. Sulla locusta e sui rettili in generale, gli insetti, facciamo dire qualcosa dopo al dottor Avesani.
La locusta è un insetto con delle caratteristiche abbastanza speciali. Infatti, contrariamente alla sua mole così ridotta, è in grado di fare degli spostamenti giganteschi. Quelle ali che sembrano poco adatte ai grandi voli in realtà consentono di prendere a volte correnti aeree che la trasportano in zone estremamente distanti rispetto a dove si trova. Non è rarissimo trovare anche qui nella zona del nord Italia le locuste che arrivano dal cielo perché magari riescono a cavalcare, diciamo così, una delle correnti che dall'Africa porta verso l'Italia. Tra le sue caratteristiche particolari, che la comune a tutti gli insetti, è che non fanno la fatica tipica dei vertebrati quando fanno uno sforzo muscolare. Le locuste di fatto respirano con tutto il corpo, quindi l'ossigeno gli arriva contemporaneamente nei muscoli senza dover essere trasportato per vie complicate come avviene nell'uomo o in tanti altri mammiferi. Bene, questa caratteristica la rende particolarmente performante da un punto di vista fisico, quindi i balzi, i voli e le sue capacità prestazionali sono enormemente superiori alla dimensione che noi oggi osserviamo negli insetti. Gli insetti sono per forza relativamente piccoli, non potrebbero esistere insetti giganteschi proprio perché il rapporto tra superficie del corpo e volume non può superare determinati limiti che consentono all'ossigeno di arrivare attraverso le trachee scomparse in tutto, disperse su tutto il corpo, su tutta la superficie. Ecco perché gli insetti hanno quella dimensione. Da qui si accedeva al chiostro domenicano della chiesa di Sant'Anastasia, costruita nel 1290, in realtà fu costruita sopra un'altra chiesa che in precedenza era dedicata a Sant'Anastasia e la nuova chiesa fu dedicata a San Pietro Martire, patrono di Verona, insieme a San Zeno. Successivamente però i veronesi continuarono a chiamare la nuova chiesa Sant'Anastasia. Era una chiesa con annesso un convento domenicano e da questa parte si può ancora ammirare il chiostro. Noi per ora ci dirigiamo all'interno della chiesa per andare a vedere gli animali che ci interessano. All'interno della chiesa di Sant'Anastasia andiamo a vedere qualche animale che forse sfugge alla vista dei più, eppure c'è. Se noi guardiamo il terzo altare laterale sulla destra, nella cornice che circonda proprio l'altare, è una cornice decorata con motivi agresti, eppure alla base noi vediamo rappresentata una locusta. Accanto c'è una piccola tartaruga, una chiocciola e sopra un essere che ricorda una divinità mitologica del paganesimo sostanzialmente. E non so quanti abbiano notato mai questa piccola locusta, eppure c'è e è sicuramente lì con un valore decorativo. Stiamo parlando della campagna, c'è la tartaruga, c'è la chiocciola, ma forse anche un valore simbolico. E ha proprio quel valore simbolico che dicevamo quando l'abbiamo vista al Parco Natura Viva del maligno, cioè di colui che tutto divora. Non a caso, infatti, è in basso, nella parte proprio più bassa, schiacciata da tutto il resto. E se si guarda verso l'alto si nota come la cornice sia ricca e piena di simboli cristologici. E l'altare, in questo caso, è dedicato a Maria, che è colei che sconfigge il peccato, che ha il serpente sotto i piedi. Sicuramente, quindi, oltre l'aspetto decorativo, c'è anche un valore simbolico che non è casuale. Thank you.
le aie si riempiranno di grano e i tini traboccheranno di mosto ed olio. Vi compenserò delle annate che hanno divorate la locusta e il bruco, il grillo e le cavallette, quel grande esercito che ho mandato contro di voi. Mangerete in abbondanza, a sazietà, e loderete il nome del Signore vostro Dio, che in mezzo a voi ha fatto meraviglie.